Benvenuti a tutti in un nuovo video. Finalmente è uscita una versione modificata di FGL Pro che sembra funzionare anche con la nuova col nuovo aggiornamento di Play Service. Infatti, vi farò vedere che io ho installato l'ultima. Allora, andiamo sulle applicazioni e andiamo su Play Service. Eccolo qua. Vedete, l'ultima versione è 12.6.85. L'applicazione trovate il link in descrizione, io l'ho già scaricata per comodità, è questa qui, si chiama Force of Elite. Elite. Si va a installarla e una volta installata il funzionamento è come FGL Pro. Sembra un po' più fluido rispetto a FGL Pro e sicuramente più comoda, in quanto permette di utilizzarla col nuovo Play Service senza andare a impallare il telefono. Allora, andiamo a dargli come app di posizione simulata. Continuiamo. Ok, te l'ho già dato. Io ero a Los Angeles, l'ho testato lì, quindi andrò lì. Proprio in centro. Vedete, il funzionamento è uguale a FGL Pro. Ok, è partito. Andiamo ad aprirci il nostro Pokémon. Certamente non è fissatissima come applicazione come lo è FGL Pro. Quando si muove il joystick lagga un po', però è comunque un modo per giocare, è giocabile, diciamo così. Eccoci qua. Adesso ci caricherà la nostra zona, eccoci qua, vedete, qui abbiamo le palestre dove già stanno combattendo. Ah no, è uscito il ride, adesso usciranno i Pokémon. Eccoli qua, vedete, già ci sono i Pokémon dove possono essere. Andiamo a catturarne uno giusto per scrupolo. Vi consiglio, questo facendo il video, mezzanotte, di andare al Piero 39 perché ci sono i raid e potrebbe essere interessante. Allora, se non avete visto, andate nel video precedente a questo qui. Eccoci qua in un Pokéstop, vediamo se riusciamo a fare uscire un Pokémon. Eccoci qua al Pokéstop, ci siamo allontanati un po' troppo. Vedete, eccolo qua. Un Pokémon. Andiamo a catturarlo. Vediamo se lo cattura. Vedete, adesso ci sono un sacco di raid qua dove sono io, c'è l'Executor versione Alola e poi non ho visto gli altri. Eccoci qua. Vediamo i raid. Ok. C'è questi due, insomma. Se vi è stato utile questo video, lasciate un like, scrivetemi nei commenti.